Allora, questa volta facciamo un po' un riassunto generale basandoci anche sulla rassegna stampa. La prima cosa da far vedere è questa. Questa è la rivista della Marina che fa vedere appunto l'invasione barbarica. Oh, ricordiamoci che questa è una vera e propria invasione barbarica. Ma incredibilmente è una invasione fomentata dall'interno. Esattamente. Come quando chiamavano i preti. No, ma quando nell'impero che stava diciamo attorno al 450, che c'era ormai quel distacco fra il popolo, l'imperatore e il nobilato, i consoli anche, certo, pure, certo. E che c'era questa faida interna e ognuno chiamava il suo goto o il suo alarico di turno. Esattamente. Ricordiamoci che la più grande invasione è stata quella dei Franchi, perché chiamati. Il Papa li chiamò, e ci fa quella bellissima poesia di Manzoni, sì. Di Manzoni, dedicata ad Adelchi, bellissima, che fa parte ultimo principe diciamo non che non ha mai regnato dei Longobardi, certo. Quando il Papa si sentì minacciato dalla tentativa, c'è stata anche una bellissima opera che è stata fatta ad Adelchi, no? Adelchi, il vero grande pregio di Vittorio Gassman fu quella di intanto creare il carro di Tespi, che fece una invece di utilizzare i soliti tre atri di Roma, utilizzò una tenda e vi fece niente un po' di meno che l'Adelchi, che non aveva mai recitato nessuno. E la scuola per gli Arturi. Sì, vabbè, questa è un'altra cosa, l'Adelchi, mi riferivo all'Adelchi, sì, di Manzoni, sì, sì. E dove si dice appunto di questo... del famoso diacono Martino, che racconta la sua strada quando lui di nascosto ha travalicato le Alpi e è andato dai Franchi per farli venire in Italia. Quindi questo, fra l'altro, è stato fra Longobardi e Franchi c'era stato quello scambio di mogli, per cui avrebbero dovuto essere alleati, invece i Franchi hanno tradito il permesso e l'autorizzazione del Papa, certo. Lei si chiamava Ermengarda, ecco. Ed era sorella di Adelchi. Detto questo, che ci interessa perché questa è tutta gente voluta, e quando noi diciamo che questa invasione è un'invasione voluta, lo diciamo perché coloro... Come tutte le disgrazie di questi ultimi decenni. Esattamente, tutti quelli che li chiamano e che lucrano, a incominciare dai preti, si trovano in Parlamento. Lo ridiciamo, allora il Papa l'altro ieri ha detto che il Vaticano è disponibile ad accettare, sì, i clandestini, o meglio gli immigrati, possibilmente nelle chiese sconsacrate. No, ma negli asili, negli ostelli, negli alberghi gestiti dai preti, eccetera, sì, eccetera, purché il 98% delle spese di gestione sia sostenuto dallo Stato italiano. Esattamente, bravo. Mi piace. Sì. Fare il frocio col culo degli altri, sì, è molto, diceva, facile. L'unica persona spiritosa in un certo ambiente. Allora, da questo punto di vista, vorrei anche aggiungere un'altra considerazione che riguarda un ente dove tutti dicono io vado a mangiare lì, che mi Caritas. Fa la Caritas. Allora, questo ente apparentemente è dei caritatevole, paga la Caritas, è pagata dai singoli comuni, lo so. La somministrazione da mangiare è finanziata dai comuni, non da questi pretacci. L'assistenza sociale di qualunque genere, da quella per i bambini, i psicologi, per le famiglie, è tutta a carico dei comuni. Esattamente, per una vecchia legge eterna, cui il sindaco è responsabile della salute. Il territorio è del sindaco. Esattamente. Allora, l'altra cosa che voglio far vedere agli amici, perché difficilmente se uno non vede non capisce. Allora, questa, cari signori, è la Russia. Grande madre Russia. Vedi se vede bene? Se vede? Se viene bene. Sì, sì, perfetta. Aspetta, mi allontano un po' così la prendo tutta.
La questione in piccolo, leggermente in piccolo, e lo dobbiamo far vedere anche qui perché la percezione da questo punto di vista aumenta e migliora, è qui. Vedete anche il tracciato della Siberiana. Alzalo un pochino verso te. No, inclina, no, inclina, no, così. Ecco, ok. Allora, questa è la Russia. Allora, la Russia, cari amici, lor signori, non verrà mai circondata. È lei che circonda, che circonda tutto l'orbo, allora, del terracolo. Cari amici europei, sarebbe meglio che noi facessimo l'Eurasia. No, ma aspetta. Perché agganciarci a questo. Perché quello stronzo di Alessandro gli ha regalato l'Alaska. Sì, esattamente. Perché sennò arrivava pure dall'altra esattamente. Parte. No, è stato, gli ha regalato. Sai come hanno fatto la truffa? Hanno mandato di quei coglioni dei esploratori. No, hanno mandato dei geovisti o roba di questo genere, fondamentalisti religiosi americani, e hanno fatto credere che avrebbero invaso l'Alaska a quel fesso dell'imperatore, dello zar di tutte le Russie. Mi sa che era Nicola II. E l'hanno spaventato. Era Nicola II, Alessandro. E lo hanno. Alessandro è quello che fu assassinato. Sì. È stato assassinato, vedi caso, perché stava iniziando a fare delle, guarda, delle riforme. Guarda, la cessione dell'Alaska mi pare che del fine 1800. Sì, è stata una 1898, delle prime 99. È stata una delle prime sostanziali acquisizioni degli Stati Uniti, che in teoria sarebbero emersi stremati dalla guerra di secessione, sì. Cosa che non no, è assolutamente vero. No, successivo alla guerra di Spagna, contro la Spagna, 1898-99. Siamo nel pieno di una strategia di conquista che serviva appunto al controllo e al dominio sul Pacifico, prima ancora che dell'Atlantico, e secondo una logica è appunto quella della spinta nord-ovest, di cui un bellissimo film, l'ho già detto più di una volta, con un grande attore come Spencer Tracy, Passaggio a Nord-Ovest. Questa cosa. La politica di Monroe. La politica di Monroe è precedente. Sì, perché però era tesa, no, attenzione, era tesa a non avere rotture di scatole europee in casa propria, era diverso. Tant'è vero che Napoleone III ne approfittò proprio durante la guerra di secessione per invadere il Messico e tentare di instaurare l'impero messicano, cosa che andò male perché Benito Juarez, tenuto alto, tenete presente che il nome di Benito Mussolini era in ricordo di Benito Juarez, mentre l'altro fratello di Mussolini si chiamava Arnaldo, in ricordo di Arnaldo da Brescia, ricordiamolo certe cose perché si va cianciando di Mussolini che si sarebbe redento, che sarebbe fatto cattolico negli ultimi giorni della sua vita, tutte idiozie sulle quali noi non vogliamo nemmeno intervenire. Allora, queste cose però vanno dette e quindi finì male e ci scapitò il povero Massimiliano d'Asburgo, che finì fucilato, niente un po' di meno che in un paese che si chiamava Cherétaro e che si chiama tutt'oggi Cherétaro, con un ottimo, bellissimo quadro della fucilazione di Massimiliano d'Asburgo e di niente un po' di meno che di Monet, o Manet, uno dei due, uno dei più bei quadri. Forse Manet, Monet non credo, era molto successivo. No, ma era a macchie, un quadro che tipo, si trova dappertutto. Ah, quindi forse no, Monet molto potrebbe. A macchie molto forti, si vedono le divise dei era impressionista, dei no? Giusto? Sì, tutti e due erano impressionisti. Ma che mi ricordano più Monet che Manet, insomma, poi la impostazione è piuttosto scura, mentre Manet è gioioso, gioioso, riprende i fiori, riprende l'erba, sì, riprende quindi queste cose così. Ricordo ancora sempre la grande, bellissima poesia di Carducci che finisce o bello o biondo o puro o Massimiliano. Era giovane, tra l'altro, era molto giovane. E c'aveva la faccia da gente che finisce male, perché certe persone la faccia triste se la portano dietro fin dalla nascita.
e qui potremmo entrare in manifestazioni di carattere psicosomatico che a questo punto non vogliamo. Qui invece, diciamo, vede, se è Panorama che scrive queste cose, non è uno scherzo. Significa che loro signori vogliono fare in modo che gli italiani svendano le proprie case, perché loro le comprano e poi quando ci sarà il rialzo dei prezzi le rivenderanno. No, non quindi, solo le comprano all'asta. Le comprano anche all'asta, oltretutto, certamente. Certamente. Pagandole niente. Pagandole niente, come giustamente che sia, perché chi si fa portare via la casa merita che gli portino via la casa e gliela vendano all'asta. Qui dice una cosa interessante: i pubblici ministeri non si fermano mai, hanno spiato anche Marina Berlusconi. Questo è simpatico, no? Poi, quel giornale comunista arrivato da Marte, di Stelio Solinas, la lettura di Lotta Comunista mi fa tornare ragazzo, è l'organo dei gruppi leninisti della sinistra comunista, il che già significa meno siamo meglio stiamo. Predica l'opposizione proletaria all'imperialismo unitario, che qualsiasi cosa voglio dire è senz'altro un vasto programma, sostiene che solo nella scienza marxista e nella lotta per il comunismo c'è l'unità del proletariato mondiale. Basterebbe questa frase per dire che loro non vogliono assolutamente fare la rivoluzione. Ucraina e Striscia di Gaza è guerra a due passi da noi, lo sappiamo perfettamente, è una guerra del petrolio, ricordiamocelo bene, è una delle guerre del petrolio, gli ebrei vogliono cacciare i palestinesi dalla Striscia di Gaza, perché la Striscia di Gaza è prospiciente con quel mare sotto il quale c'è il petrolio, quindi loro hanno tutti i diritti a considerare che quel petrolio sia dei palestinesi e non degli ebrei. Questa è la ragione vera dei massacri che loro fanno in questo momento per indurre i palestinesi di Gaza a scappare. La decisione di Netanyahu dopo il no palestinese all'intesa. Vedi caso cosa scrive Fiamma Nierenstein. Sarebbero i palestinesi i colpevoli del loro massacro. Poi ci abbiamo, e questo è molto carino. No, ma continuano a chiamare guerra un sì, genocidio. Esattamente. Quando da una parte c'è 56 morti israeliani, sì, e dall'altra 1800. Esattamente. Cioè, no, è un genocidio programmato, che lo diciamo. Cioè, la guerra è quando si fa fra pari, schieramenti più o meno analoghi, pari, certamente. Certo, o comunque con un nemico che può avere una forza d'urto di qualche genere, se non quella delle armi. Qui non è una carneficina di un popolo inerme, che praticamente che non si può difendere. Quattro razzi che spara fatti ma bisogna vedere con se ne hanno sparati loro. Oltretutto. Ecco. Concludiamo questo numero del giornale, che non importa dire come e quando è stato stampato perché non ci interessa, dal calcio al denaro, è evidente che se il fine è il denaro è inutile che studio, certo. Se il fine, come insegnano questi delinquenti che comandano oggi, che sono usurai, per i quali l'unico valore, l'unico dio è il denaro, il dio denaro, come è stato ampiamente denunciato da tante persone, se il fine è il denaro, tanto vale che non studio, visto che posso farlo dando dei calci a un pallone. Se qualcuno poi gli desse dei calci in testa a lui e a quelli che l'hanno convinto, sarebbe pure meglio, ma può anche darsi che ci arriviamo. Qui c'è un bellissimo articolo di Marcello Veneziani che leggo per intero a conclusione di questa chiacchierata, anzi prima vogliamo leggere una cosa del Corriere della Sera. Qui basta veramente un incidente nel metro per mettere nel caos una città, gente spaventata, gente che corre qua e là, donne che piangono, bambini che strillano e vecchi che scorreggiano. Ecco, questa è l'Italia, cari signori, e non è niente di meglio.
E concludiamo con questo articoletto. È il modello evolutivo che va a cambiare. Esattamente. Le città devono essere a misura dell'uomo, a misura di trasferimento. L'uomo, quando e se lavora nel futuro, nella nostra possibile Arcadia che immaginiamo, ha un lavoro che può fare tranquillamente dove vuole, possibilmente a casa sua. Ma ci vorrebbero essere degli umani che siano uomini, no? Quei coglioni. 5 anni di vita buttati sulle macchine o sui treni durante l'arco della vita per trasferimenti. A che cazzo servono? Esattamente. Oppure mettimi in condizione con dei trasporti efficienti di arrivare dove devo e voglio andare. Ma il minimo possibile, il trasferimento deve essere fatto solo per il diletto. Ma almeno fammelo. Per piacere, non per lavorare. Allora, due cognomi, due libretti e tanti scemi. Questo è indicativo dell'Italia di oggi, attenzione. Lo scemo di guerra era una figura proverbiale nel dopoguerra. Era quello che era stato sotto le bombe e si era salvato in genere. Che era diventato al suo posto, ora c'è lo scemo di legge. Dopo genitore 1 e genitore 2, la giurisprudenza demenza italo-europea sta partorendo due nuove norme a tutela della doppiezza. Una è famosa, il doppio cognome, che si è arenata l'altro giorno alla Camera, e meno male, per un incrocio di caso e buonsenso. Perché complicare la vita delle persone affibbiando due cognomi? E quando si passa alla generazione seguente, i cognomi saranno quattro e via via aumentano? Per ripararsi da cognomi infiniti che sembrano la caricatura dei duchi di una volta, le proposte in campo sono due. L'ordine alfabetico, così estinguendo i cognomi in V o Z, o la scelta, ovvero a caso o a capriccio. Avrebbe più senso adottare il cognome materno piuttosto che questo doppio cognome con selezione alfabetica o a piacere. E perché no il nickname? L'importante è separare il singolo dalla famiglia. Vero. Questa è la vera considerazione. Ma questa euroidiozia è surclassata da quella adottata da molte università. Torino, Napoli, Padova, Bologna, Urbino. Gli studenti transessuali hanno diritto a due libretti universitari, uno al maschile e uno al femminile, e poi tu scegli come ti gira. Libretti sartoriali cuciti ad personam e ad libitum. Ma se ti appelli al buon senso, alla semplice realtà e alla storia del mondo, passi tu per rozzo e multifobico. In ambi i casi raddoppia la burocrazia e accoppia la demenza. E si accoppia alla demenza. Da quell'unione insana nasce lo scemo a norma di legge, libero di farsi e disfarsi, ribattezzarsi e far coppia da solo con sesso e cognome a piacere. Siamo a questi livelli. Quando da ragazzo io mi chiedevo, dice, ma è possibile che l'umanità arrivi poi a questi livelli di idiozia? Sì, è tutto possibile, perché nel momento in cui scendi la china della degradazione, e qui si tratta di degradazione, il limite non c'è più, e se resta un po' di spazio ancora, c'è? Vorrei concludere con questa interessante considerazione. Quel segnale della Chiesa all'abate ribelle Dom Franzoni, Dom. Il monaco che aderì al Partito Comunista Italiano scrive un libro e alla presentazione c'è il vescovo ausiliare di Roma. Ma non erano scomunicati i comunisti una volta? Sì, ma infatti.
erano e sono scomunicati. Ora, se lo sono scordati sia gli scomunicati che gli scomunicandi. Sì, mai fatti, è quello che volevo leggere. Questo. Allora, questo Don Franzoni, che è esempio tipico dell'ambiguità, la doppiezza intrinseca della Chiesa, vicida. Perché io posso... Il levantinismo, il bizantinismo, fatto regime. Esatto. Allora, io posso capire che tu sposi la povertà, vai contro le gerarchie che sono infami, ma che tu te metta con il Partito Comunista, che è una gerarchia della stessa razza, significa che tu... Sei, non hai capito un cazzo, sei proprio corrotto peggio di tutti. Esattamente. Allora, leggiamo se scapita qualcosa, perché... avevo scritto qui, uno che si schiera col PC è l'offio, per principio è offio, anche perché si è schierato col PC quando il PC andava alla grande, e anche questo mi dice che tu sei un loffio. Che ti si abbiano mandato i preti stessi, o che ci sia andato tu per scassezza morale, perché qui si tratta di tenuta morale soprattutto, e sono affaracci tuoi, a me non mi interessa. Allora, l'estromissione arrivata dopo la denuncia delle collusioni tra Chiesa e poteri forti, la presa di posizione a favore del divorzio, la dichiarazione di voto per il PC. Le sue omelie erano come fuoco a favore della Chiesa, dei poveri e contro il capitalismo. Allora era una voce che non si poteva ignorare. Allora, più di così, cosa dobbiamo dire? Fai bene a fare le omelie, fai bene come Savonarola, che però Savonarola è stato impiccato, è stato ammazzato perché era coerente con le sue omelie a favore del popolo. Era una persona intelligente. E soprattutto non si era iscritta al Partito Comunista. Classe 1928, è un prete ridotto allo stato laicale, ma non scomunicato. Fra i primi, vedi anche questi compromessi, no? Queste cose incredibili. Fra i primi animatori delle comunità di base che cercano di cambiare le strutture della Chiesa senza una bandiera che connoti il loro status di credenti. E anche queste comunità di base mi sembra che siano molto loffie. Sì, di grandi chiacchieroni. Noi abbiamo conosciuto qualcuno, non ci hanno mai dato l'idea di essere degli uomini. Parliamo di... di Liegro, per esempio, no? Beh, di Liegro c'aveva i coglioni, oltretutto. Sì, ma guarda che cazzo ha combinato. Ah, certo, si è Comunione messo, Liberazione, certo. Guarda sì. Che cazzo è diventata, no, oggi. Quello non era di Liegro, Comunione Liberazione non era Don Di Liegro. Anche. No, vabbè, lì c'erano tutte queste comunità, era ben altra cosa. Don Di Liegro ha dato vita a un movimento che non è Comunione Liberazione. Gli Altarini? No, che però ha fatto moltissimo, veramente si è prodigato. Poi c'è stato quel movimento che a tutt'oggi è l'offio, ma non entriamo nel merito, poi dovrebbe entrare in altre questioni. Uno dei membri di questo movimento ha fatto anche di recente il ministro e sappiamo a quale fine. Fu fra loro anche alcuni sacerdoti spezzano il pane recitando l'anafora assieme. Un cattolico marginale si definisce lui stesso nella autobiografia pubblicata da Rubettino, defilato e per anni dimenticato dalle gerarchie. Ora, questo fatto che questi sacerdoti spezzano il pane, anche queste sono cose che mi fanno ridere. Cosa credo di fare? La rivoluzione spezzando il pane al posto dell'ostia? Ma insomma, signore. L'abbiamo detto quello che spezzano il pane? Sì, quello che spezzano il pane, sì, è centrale. Leva tutto e portatelo a casa.